Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere intervenuti alla conferenza stampa prepartita di Milan-Atalanta, match valido, lo sapete, per i quarti di finale della Coppa Italia Freccia Rossa 2023-2024. C'è mister Gasperini, nonostante tutto, a vostra disposizione per una domanda a testa. Iniziamo da Maier di Bergamo Sport. Buongiorno mister, intanto buon anno. Andrai al Festival di Rock a Raso invece di Sanremo. Ti faccio la domanda più banale di questo mondo. Domani sera, per andare avanti, bisogna vincere. Non c'è dubbio. Perché il calcio è uno sport dove c'è anche il pareggio, no? È Madonna. forse l'unico sport dove c'è il pareggio, in tutti gli altri sport devi vincere o perdere. E domani invece anche per noi qualcuno deve uscire vincitore e quindi non ci sono chance. Anche perché sia tu che i tuoi ragazzi spesso avete detto che la Coppa Italia è alla portata, insomma, è una delle poche manifestazioni che si potrebbero vincere. Sì, anche se sai benissimo che io penso che noi abbiamo vinto tante cose negli anni, abbiamo fatto tanti trionfi per l'Atalanta. Se si intende una coppa, dando insomma, per molto improbabile lo scudetto e la Champions o le coppe europee, quindi è chiaro che la Coppa Italia è quella, visto anche che siamo andati 2 volte in finale, quella arrivabile. Tutti gli altri trofei non ho capito quali dovrebbero essere, però noi siamo contenti di quello che stiamo facendo e domani andiamo per giocarci questa competizione. Nebuloni Sky. Hai sempre detto che per avere un'idea insomma, di che pasta è fatta una squadra bisogna aspettare Natale, la fine del girone di andata. Alla luce del sesto posto provvisorio che avete maturato fin qui, ti volevo chiedere se avevi un'idea più precisa di quali possono essere le vostre ambizioni e soprattutto la vostra, insomma, i vostri traguardi, alla luce del fatto anche che hai detto dopo la partita di Roma che nel ritorno potrete fare ancora meglio. Non potremo vincere lo scudetto, mi dispiace. Per l'altro siamo lì che battagliamo, non so se potremo vincere l'Europa League, non lo so. È molto difficile, visto che una squadra italiana che non la vince non so da quanti anni. Però non ci tiriamo dietro niente. Ho anche detto che l'obiettivo, l'ho già detto qualche settimana fa, è andare in Champions. Non ci sono altri obiettivi, è l'unico obiettivo che è valido. Se poi mi chiedi se sono soddisfatto, anche se in questo momento siamo sesti e quindi siamo in ritardo rispetto alla Champions, ti dico sì, molto, di tutto quello che abbiamo fatto il girone d'andata. Se mi chiedi se sono soddisfatto della squadra, della partita di Roma, molto, e anche delle partite precedenti. Di dove arriviamo non lo so, penso che è una squadra che può ancora crescere, si sta compattando. Il risultato dell'altra sera, la risposta dell'altra sera sul campo è stata comunque di livello, in una partita molto difficile. Quello che è il traguardo, esiste solo la Champions, il resto non conta niente. Riscassi Rai. Ciao mister, dato che domani è una partita da dentro o fuori, volevo sapere se state preparando i rigori e visto com'è andato il girone di andata, chi è il rigorista, perché mi pare che non ci sono stati tanti rigori quest'anno. No, il problema non è quest'anno, adesso dobbiamo riuscire a fare un anno intero, perché giustamente qualcuno ha indicato. Nel girone d'andata siamo l'unica squadra che non ha avuto rigori a favore. Noi invece pensiamo che anche il girone di ritorno l'anno scorso, per 17 partite, l'ultima l'abbiamo avuto in un 8-2 con la Salernitana, e quindi siamo a gennaio, ormai ci siamo, riusciamo a fare un anno. Devo dirti che non abbiamo tanti episodi clamorosi da reclamare. Però se vai a cercarli, e chi cerca trova dei rigorini fantastici che ho visto in quest'anno, ne avremmo avuti a decine anche noi, ma di clamorosi non abbiamo da recriminare molto. Forse non siamo molto abili a fare dei tuffi dentro l'area e
e evidenziare insomma certi episodi che stanno diventando dei rigori a tutti gli effetti in qualunque situazione. E c'è una ricerca spasmodica di questo, c'è una ricerca proprio fantastica a ingannare l'arbitro e a credere che quelli siano rigori. E quindi ormai ogni contatto può essere un calcio di rigore. Elefante Gazzetta. So che ci risponderai che lo saprai domattina, sì, però ci proviamo. Fatti domattina. Come stanno le pagine anche De Petri? Meglio di quello che pensavamo, però ti rispondo domattina, o perlomeno se no stasera. Però penso potrebbero essere recuperabili. Se sono convocati vuol dire che stanno bene. Bonzani, ecco. Buongiorno mister, ha spesso sottolineato l'importanza del nucleo storico, del gruppo storico. Ci sono ancora molti giocatori che hanno vissuto sia la finale del 2019 sia quella del 2021. Ecco, quanto possono contare le motivazioni soprattutto del gruppo storico? Sì, certo, ma ormai questo è un gruppo che anche i nuovi arrivati o i più giovani ormai si stanno inserendo bene. E rispetto, altrimenti non esci da partite come Roma, se non è una grossa compattezza, anche una grossa tenuta anche mentale, non solo fisica. E io più che pensare alle partite indietro devo pensare alla partita col Milan domani e poi eventualmente alle prossime. Quelle che sono andate le due finali ormai sono superate, adesso c'è una partita col Milan che è molto difficile perché il Milan in casa è comunque una squadra forte, è comunque terza in classifica e anche in modo abbastanza netto in questo momento, è una squadra di assoluto valore che 2 anni fa ha vinto il campionato strameritatamente e sembra aver superato anche il momento di difficoltà. E quindi l'attenzione va solo ed esclusivamente a quella partita, perché è vero che noi abbiamo vinto contro di loro un mese fa, ecco, questo al limite può essere un metro di paragone, insomma, che ci può dare la fiducia di poterci anche ripetere. Belotti, Corriere della Sera. Buongiorno. Adesso che la rosa si è un po' allargata anche in attacco, c'è Miran, Ciuk molto in forma, Muriel e poi tutti gli altri vari, insomma, soliti, Pazaric, Cop Miners, quali sono i ragionamenti che fa per scegliere 3 pedine sulle 6 a disposizione tra primo tempo e secondo tempo, che è ugualmente importante, anzi nell'ultimo quarto d'ora spesso cambiano le partite? La cosa principale è il momento di condizioni di ognuno e la scelta va su quello. E poi sicuramente anche in base all'avversario. In questo caso è anche vero che la partita può protrarsi anche nei supplementari e quindi questo è un punto da considerare, eventualmente anche i rigori, però la partita inizialmente la pensi sui 90 minuti, è chiaro, e quindi chi sta meglio. Gennari, Tutto Sport. Ciao mister, la partita di domenica sera, al netto di Colagina che decaterale che scopriamo più tardi, quanto ti dà o ti toglie pensando alla gara di domani sera? Perché uscire da quel campo con quel clima, ne abbiamo parlato anche all'Olimpico, con un risultato positivo sicuramente dà una spinta forte, però le energie spese, la conta è presto fatta, hanno speso tanto i ragazzi per portarla alla fine. Sì, abbiamo speso indubbiamente sul campo, ma abbiamo speso anche perché siamo arrivati molto tardi domenica notte o lunedì mattina, se vuoi. Però ormai il calcio è diventato questo. Sì, dà un po' fastidio, insomma, arrivare molto tardi. Avremmo preferito magari diversamente, però non ci sono alibi, bisogna adattarsi a questo calcio che si gioca ormai ogni 3 giorni. E guardando il calendario, se guardo verso fine febbraio così, penso che diventerà molto peggio e niente, cercare di recuperare al meglio tra ieri e oggi, abbiamo anche domani, si gioca domani sera e non è che giocare alle 6 o alle 9 cambia di molto e non ci creiamo un alibi su questo. Grazie. Carcano, il giorno. Ciao mister,
Ien è pronto per giocare dal primo minuto, visto anche che Kolasinac non è il meglio, pensi di poterlo già utilizzare in questa partita così importante? Ien fisicamente sta bene, atleticamente sta bene, è un giocatore che ha giocato fino alla settimana scorsa col Verona, ha fatto 90 minuti e quindi dal punto di vista fisico e atletico sicuramente sì. È chiaro che comunque è un giocatore che ha bisogno di fare qualche spezzone, qualche allenamento in più. Già lo spezzone che ha fatto con la Roma è stato comunque significativo, anche se per pochi minuti. Non ha grandi difficoltà di inserimento, perché nel Verona giocava in un modo simile come posizione in quello che trova qui all'Atalanta. È chiaro che un giocatore poi, insomma, per inserirsi con il resto della squadra, con gli stessi atteggiamenti, le stesse cose che magari richiede la squadra, ha bisogno un po' di rodaggio. Fornonians. Buongiorno mister, qual è il giocatore del Milan che teme di più ultimamente? Mi sembra che Pulisic si stia mettendo abbastanza in mostra con la sua velocità, con la sua tecnica. Sì, però non è solo Pulisic, cioè si può elencare a tutti gli altri giocatori. Il Milan è una squadra di valore con dei giocatori di alto valore, quindi non solo negli attaccanti, ma sono pericolosi anche, ad esempio, nella partita di un mese fa in casa Tomori sulle palle native è stato molto pericoloso. Domani non ci sarà, ma rimane una squadra che anche sotto quell'aspetto, abbiamo preso gol su calcio d'angolo con Giroud, e dobbiamo stare attento a tutto perché il Milan ha più risorse. Gianbruno Telecity. Buongiorno mister, sapendo che la partita ovviamente è fondamentale, ci tenete tantissimo, per il Milan forse sarebbe stato diverso a livello di stimoli sapere che avrebbe potuto incontrare l'Inter in semifinale. Per voi che stimolo è sapere che, qualora dovesse andare come tutti ci auguriamo, c'è una tra Bologna e Fiorentina che stanno facendo un campionato straordinario, però chiaramente a livello di caratura tecnica magari un po' inferiore rispetto all'Inter? E poi le chiedo, piccolissima postilla, se avete pensato a un amichevole nel periodo dopo Frosinone, dove ci saranno quasi 2 settimane di stop nel calendario. Grazie. Noi possiamo pensare a cosa succede dalle altre parti. Noi abbiamo una partita molto importante col Milan e giochiamo a San Siro, quindi tutto il resto speriamo che possa venire dopo, ma ci penseremo eventualmente dopo. Penso che domani sia uno scoglio molto importante. Col fatto che non giochiamo con l'Inter il 21, abbiamo già organizzato quello che sarà una settimana un po' diversa, daremo 2 giorni subito di pausa, ma no, altre partite, non, se intendi partite internazionali o amichevoli così, no, non le facciamo. Dusi, Bergamo News. Buongiorno mister, stiamo vedendo che in porta è tornata l'alternanza settimana scorsa anche a livello di competizioni. Si può dire che Arnesec è il portiere di campionato, il Musso è il portiere di coppe, oppure si andrà avanti ancora cercando di vedere partita per partita chi sarà il più in forma e chi vorrà proprio di continuità? Grazie. No, non è partita per partita, Musso ha avuto una serie di partite, adesso sta avendo una serie di partite Carnesecchi. Devo dire che Musso ha fatto bene quando ha giocato, e sicuramente anche meglio degli anni passati secondo me, e Carnesecchi sta facendo bene, quindi non è che faccio una partita una e una, cerco di seguire il momento dei due portieri. A chiudere Porfiglia, Teleclusone. Buongiorno mister, buon anno ancora. A che punto sono le condizioni di Scamacca verso la forma ideale, magari, e avendo in mente ancora il tacco bello di Muriel che ha determinato la vittoria, è più utile sempre a partita iniziata oppure insomma ci sta pensando sul suo impiego di Lucio? Può essere tutto. Può essere tutto, ripeto. Domani c'è anche una partita che va vista magari anche oltre i 90 minuti, quindi noi abbiamo un certo numero di attaccanti e in questo momento quelli che stanno facendo meglio sono sicuramente De Ketelaer e Miranchuk, non c'è nessun dubbio, però le gerarchie quasi sovvertono continuamente e magari l'abilità, la fortuna sta proprio andare a cercare
il momento di uno, il momento dell'altro. Una cosa è sicura, tutti giocano. Cioè non c'è un giocatore che non partecipa alla partita, che non gioca, hanno tutti il massimo delle presenze. E poi a volte entri dall'inizio, a volte giochi dall'inizio, a volte entri a partita in corso. Però in quei ruoli in avanti, anzi, dobbiamo proprio ricordando la partita col Milan, no? dove l'ingresso di Miranchuk e di Muriel decidettero la partita con, non solo con quella giocata, ma anche Miranchuk fece fare il secondo fallo a Calabria. Cioè, è chiaro, con una vivacità tale che, nonostante che Lokman e chi giocava in quel momento, De Ketelaar, avessero fatto una buona gara. Però questo è quello che è un po' il calcio moderno delle cinque sostituzioni, che poi alla fine direi il 90% forse di più delle squadre utilizzano i giocatori in attacco nei finali, i giocatori freschi in attacco nei finali, per cercare di basta guardare tutte le partite, tutte le formazioni, e questo ormai è diventato una normalità. Quello che ci ha salvato un po' l'altra sera, magari rispetto alle altre partite, è che finalmente abbiamo avuto anche noi la possibilità di inserire il palomino di turno, lo Lien di turno, e hanno potuto anche, nonostante che Scalvini secondo me ha fatto una grande partita, con l'Asina che ha fatto una grande partita, però adesso si gioca veramente in 16. Le condizioni sono... Scamacca deve allenarsi con continuità, ha sempre avuto qualche acciacchetto, qualcosa che l'ha rallentato un po'. L'altra sera non ha fatto benissimo nell'economia del gioco, però ha fatto gol, e quindi è sempre un giocatore che, anche quando non è al massimo della condizione, è sempre in grado di essere determinante. Poi dopo tutti ci auguriamo di vederlo più dinamico, più mobile, più veloce, più pronto, e vabbè, questo speriamo di avere la continuità per poterlo fare.